servizio di Cisterna con Petar Tirlic a servire profondo, c'è Petrisic, azione buona, Giannelli si arrampica per Kamil Rychlicki, chiude questo pallone sui 4 metri e mezzo, Plotinski, 3-2. Era di chiudere la parallela da parte di Gutierrez, vola troppo, arriva troppo quasi anche oltre la... Vediamo se giocherà. Pallone che scende ancora dalle parti di Bayram, Tirlic ancora sulle mani del muro di Rychlicki e Flavio, si chiudono bene, non passa. Si affida di nuovo a Tirlic, Zanni, nonostante abbia muro. Leon, ricezione in testa Giannelli che velocizza per Mengozzi, Zingel salva questo pallone, Gutierrez non salta, può solo appoggiare di là, allora free ball per Perugia che va a segno con Stefano Mengozzi. Sta sciupando qualcosa in difesa Latina, sta facendo fatica in questo momento Perugia. Giannelli intanto di prima intenzione su una ricezione un po' scomoda. Ora dai 9 metri c'è Simone Giannelli che va a servire forte, Gutierrez, pallone spostato, Zanni va dietro da Bayram che attacca da posto 2, c'è il muro e poi l'appoggio di Piccinelli, Leon velocissimo il braccio, che possiamo dire titolari questa Perugia almeno inizio stagione. Russo va al servizio, Gutierrez tiene, Zanni dietro da Tirlic sulle mani del muro, Bayram in copertura, allora Zanni può rigiocare da Bayram, il muro altissimo di Perugia che dice non si passa su questo attacco, chiude troppo il colpo Bayram. La rete, lui ha provato di forza, vediamo se userà ancora la variazione Giannelli per togliere Gutierrez dalla pipe. Giannelli, pallone che tagliato verso posto 1, scende, poi arriva Zingel, ma c'è il muro di Perugia, Flavio impone le mani, 3-0. Servizio di Plotinski, forzato, spinge e arriva l'ace. Forza e arriva il secondo ace dell'ucraino. Zona di conflitto stavolta, problemi per Cisterna da Fabio Soli. 5 punti di differenza. Suo servizio tagliato corto. Ace. Ole Plotinski. Sorpasso! Firmato Plotinski. Colpo forte, una variazione, non è semplice. Sorpasso Perugia, Plotinski, forte ace. Eccolo lì il problema di...